Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di GP Next Gen. Ragazzi, siamo tornati sulla carriera di FIFA 16 con la Fiorentina, come ogni mercoledì alle 14. Ragazzi, come vedete siamo qui già nella formazione della prima partita contro il Sassuolo, quindi una partita molto delicata e impegnativa. Allora abbiamo Alonso in avanti al posto di Zárate, Babacar e Bernardeschi perché hanno giocato l'Europa League giovedì, molti titolari erano stanchi. Poi ho messo Coné, Fernandez e Vecino, Massina, Astori, Rodriguez, Versalico in difesa, quindi Versalico che affronta la sua ex squadra, e Tatarusano. Ok ragazzi, andiamo subito nel primo match del giorno. Eccoci qui giunti ragazzi nella partita contro il Sassuolo, partita molto difficile. Andiamo subito a vedere come andrà. Non è dentro, subito verso il Puma Babacar! Esce Pegolo, voglio provare a fare il tiro ma sono chiuso. E allora pallone dentro, verso Coné, al tiro Coné, fuori di pochissimo. Attenzione a De Prel ancora, cross dentro di De Prel verso Sansone, che può tirare, la rimette in mezzo. Per fortuna ragazzi ha sbagliato tutto il Sassuolo. Ancora pallone che rimane a Babacar, il tiro di Babacar per il gol. No ragazzi, non l'avevo vista dentro, vi giuro. Lì c'è il palo dietro la porta. Levi! Ero convinto del gol ragazzi. 0-0. Coné può caricare il tiro con la versa di Coné, con la palla che rimane lì, messa fuori, gran tiro di Coné ragazzi. Coné ancora, grande Coné, pallone che capita a Babacar, il tiro di impallato. Sansone ancora si porta palla fuori, vada dentro, attenzione a Longhi, cross, colpo di testa, rimane Anelli fuori di pochissimo. E su questa occasione del Sassuolo si conclude il primo tempo, 0-0, un buon primo tempo da parte nostra. Ci è mancato soltanto il gol, la traversa di Coné e l'illusione del gol che ha avuto durante il primo tempo. Andiamo a vedere come andrà il secondo tempo. Ancora 1-2, Babacar dentro, bellissima la palla per Bernardeschi, al tiro, il palo fuori. Ah, ragazzi, mi si è infortunato Rodriguez, mettiamo Roncalli al suo posto. E anche Bernardeschi ragazzi, infortunato, mettiamo Baleri perché non ho portato altro. Alonso dentro, Marcos Alonso verso il Puma Babacar che avanza. Babacar chiede lo scatto Alonso, viene fermato Matteo Fernandez, al tiro fuori. Attenzione qua Alonso, dentro per Babacar, 1-2 con Coné, ancora per Babacar che ha sbagliato tutto. Attenzione, ha recuperato Alonso, il tiro di Alonso, la parata di Babacar e dice il gol. Passiamo in vantaggio e facciamo aiutare Babacar, grande Babacar, vai con la capitola. 1-0 per noi ragazzi, soltanto un ultimo, partita difficilissima, rivediamo tutto. Qui Alonso recupera presso un palla, tiro di impallato, Babacar è lì, 1-0. Attenzione al Sassuolo che prova subito una reazione, Sassuolo con Longhi, colpo di testa, messo fuori, Roncaglia, rischio enorme. Ancora il Sassuolo, pallone messo dentro, e spaziamo via la palla, allora dentro con Babacar subito, Babacar che se ne va. Attenzione, Sassuolo è spinto totalmente in avanti, alla ricerca del pareggio, con Babacar, pallone dentro, e sbagliamo tutto, incredibile ragazzi, sbagliato il tasto, Berardi. Avanza Domenico Berardi al tiro, Tatarusano esce e finisce una partita molto combattuta e molto molto difficile, ma ci siamo portati a casa con il risultato di 1-0. Ok ragazzi, allora attenzione, brutto colpo, Federico Bernardeschi ha subito un infortunio e sarà indisponibile per 4 settimane, quindi ho perso Bernardeschi per un mese intero. Ok ragazzi, guardate qui, tabelloni, Fiorentina 36, Juventus 36, la Juve ha pareggiato 2-2 fuori casa col Palermo, e quindi ora siamo a pari punti, ma per la differenza reti io sono primo in questo momento, quindi sono riuscito a recuperare la Juventus. Okay, ragazzi, prima di andare al secondo match mi è arrivato questo la Cikowski, mi ha detto che sta in forma ultimamente, quindi vorrebbe giocare, io l'accontento, anche perché con l'infortunio di Bernardeschi ci sono rimasti lui e Tello. Ok ragazzi, eccoci giunti nella formazione contro l'Udinese, vedete la formazione è quella tipo, con una sola sostituzione di Cikowski al posto di Teglio, e non capisco perché tra l'anteprima mi hanno messo Babacar che è in panchina. Vabbè, comunque ragazzi, andiamo nel match. Eccoci giunti ragazzi nella partita, come vedete piove anche in questo secondo match. Attenzione qua, punizione per Udinese, tiro sballato, subito Udinese parte aggressivo. Ancora Ilicic, si gira Ilicic, il tiro, Karnesis para. Ma Vlachikovskij, ancora Vlachikovskij, Vlachikovskij prova la bomba, Vlachikovskij fuori di pochissimo. Sono l'Udinese, dentro ancora Kobabi. Attenzione a Kuzmanovic,
cross di Kuzmanovic, Pasqual la mette in angolo. Pallone dentro, Kalinic, attenzione a Kalinic, Kalinic, Vague lo ferma. Pallone che poi rimane lì, Radovanovic al tiro. Attenzione al colpo di testa, esterno della rete, sempre Bracikowski dentro. Ancora Bracikowski, la crossa dentro, colpo di testa provato da Kalinic, ma nulla da fare, è angolo. Proviamo il tiro a giro con Ilicic, fuori di pochissimo ancora. Attenzione, Zuban Zapata, cross dentro. Ilicic ha visto dentro lo scatto per Kalinic al tiro. Carnesi spara, ragazzi, stiamo provando a segnare in tutti i modi. Con questo si conclude il primo tempo, dominato da parte nostra. Nel secondo tempo devo cercare di fare altri tre punti, ora che ho raggiunto la Juve. Zarate dentro, attenzione qua. Ilicic, Kalinic, Kalinic ancora verso Bracikowski, che sono il tiro, il gol! Proprio lui, Bracikowski, colui che aveva chiesto di giocare, accontentato, e lui mi ha fatto il gol, pagando la mia fiducia. Grande Bracikowski. Rivediamo tutto, ragazzi, ecco qui Kalinic. Prima finta, seconda finta. Abbiamo visto un pallone dentro, Bracikowski, guardate, aveva anche questa canna di Sma, non è riuscito a mandarla fuori. 1-0 per noi. Pallone dentro, ancora Kalinic, verso Borja Valero, verso Kalinic, attenzione, buco enorme della finestra. Kalinic anticipato da Danilo, secondo l'arbitro non è calcio di rigore. Attenzione qua, due a Zapata, fuori. Attenzione qua, pasticcio difensivo, ancora l'Udinese, il tiro fuori di pochissimo, ragazzi, una sonorità brutta. Ilicic dentro, verso Bracikowski, ancora Bracikowski, che ha visto Kalinic, nulla da fare. E finisce la partita, ragazzi, una partita abbastanza noiosa, adesso sincero, però abbiamo giocato molto meglio noi, quindi vittoria meritatissima. Ragazzi, qui abbiamo due messaggi, quello di Kalinic che ci ringrazia per mandarlo in campo molto spesso, e ci ringrazia anche Bracikowski per averlo schierato in campo. Ok ragazzi, allora nel prossimo episodio andremo ad affrontare il Pacus Ferreira nell'ultima partita di Europa League. Noi ormai siamo già qualificati, quindi userò una formazione totalmente rimaneggiata, e ragazzi soprattutto andremo ad affrontare la Juventus nel big match. Io e la Juve siamo appaiati in testa alla classifica a 39 punti, quindi questo, ragazzi, è un match cruciale per la stagione. Quindi ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un like se questo episodio vi è piaciuto, commentate, condividete, se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, consigliate anche ai vostri amici. Qui sotto come sempre, ragazzi, trovate sempre tutti i miei social network. Noi ci vediamo al prossimo video con la carriera della Fiorentina, qui da Angelo Nero 83 tutto, e ciao gamers!